Attenzione, questo video potrebbe nuocere gravemente alla sensibilità dei tryharder e di tutte quelle persone che fanno della vittoria il loro unico scopo. Visionare con cautela. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Vi avevo detto che il prossimo video sarebbe stato direttamente con NBA 2K23, ma ho sentito il bisogno di fare quest'ultimo video di raccordo tra i due giochi, ma un video che si riferisce praticamente a tutti gli NBA 2K, a quella che è la mia visione che ho partorito negli ultimi tempi, che secondo me vi aiuterà a divertirvi di più e ad inquadrare le cose in un modo diverso. L'introduzione è provocatoria. A cosa serve effettivamente il vostro win rate online, cioè la percentuale di vittorie e sconfitte? Molti di voi si dannano l'anima per cercare di averla più alta possibile, per, non so, magari per sentirsi più forti, per andarla a rivedere ogni tanto e autocompiacersi. Io vi dico, dall'alto della mia percentuale vittorie ben superiore all'80%, che la percentuale vittorie online, ragazzi, non serve quasi a nulla. Può servire soltanto ad un paio di cose che vi dirò dopo aver detto tutti i motivi per i quali non serve a nulla ed è meglio che voi la lasciate totalmente da parte. Vi dico che probabilmente l'anno in cui mi sono divertito di più online è stato il 2K20, in cui la mia percentuale vittorie sinceramente non era molto elevata perché giocavo tantissime partite con tanti compagni di squadra diversi, non rifiutavo nessun avversario e probabilmente la mia percentuale vittoria era intorno al 65%, a fine gioco sono arrivato verso il 70%, non molto alta, ma mi sono divertito tantissimo. Giocavo con tutti e questa è la chiave, ragazzi. Qui stiamo parlando di un videogioco. Noi dobbiamo puntare al divertimento e il divertimento può essere dietro ogni partita, anche dietro la più ostica che magari il nostro amico ci dice no dai, non giochiamo, andiamo in quell'altro campo che è più fattibile. No ragazzi, giocate ogni partita perché ogni partita può riservarvi delle emozioni uniche. Potreste battere quella volta i più forti del parco. Magari avrete perso prima 5, 6, 10 partite, ma quando poi andate a vincere quella partita lì, è lì che cambia tutto e dà significato alla vostra esperienza ed è anche il momento in cui andate a migliorare. E ve lo dice uno che ha preso batoste da tutte le parti, batoste che mi hanno aiutato a salire di livello e fare il salto di qualità. Perché soltanto giocando contro i più forti e giocando insieme a persone di tutti i livelli che riusciamo a diventare dei giocatori più completi, quindi sia con l'amico che ha appena comprato il gioco, giochiamoci, facciamolo migliorare, o con l'amico fortissimo, giochiamo e impariamo i suoi trucchi, giochiamo con il migliore amico, con la persona che stiamo conoscendo, giochiamo più possibile. È più importante giocare tanto che giocare poco e andare a selezionare le nostre partite, perché alla fine, con il nostro 90% di vittorie, ma ragazzi, che cosa ci facciamo? Ma vi dico, neanche se siete uno youtuber, cioè io sono uno youtuber, del mio 85, 86, 90% di vittorie, che cosa me ne faccio? Lo vado a flexare da qualche parte? No, perché non mi interessa, perché quello che interessa a me è farvi vedere un bel gameplay e posso avere anche il 50% di vittorie, ma se poi vi faccio un video davvero ben fatto con un gameplay della Madonna, allora lì sì che ho raggiunto il mio obiettivo. Quindi neanche il content creator deve andare verso questa ricerca spasmodica della percentuale vittoria. Figuratevi voi che siete lì a divertirvi, magari dopo una giornata di lavoro, dopo il litigio con l'amorosa, dopo qualsiasi cosa. Voi siete lì a divertirvi, ma figuratevi se dovete andare
a rifiutare una partita perché sono in streak da 10, da 12, da 15, ma andateci, magari li battete perché il gioco per una volta vi rema a favore e vi fate la super clip che battete il 90% di vittorie. Giocate ragazzi, giocate e vi faccio vedere che vi divertirete, perché questa percentuale vittorie davvero non serve a nulla. Se trovate qualcuno che vi flexa il suo 85-80% di vittorie, fate finta di non sentirlo neanche, perché non serve a nulla e lasciatelo nella sua ignoranza, nel suo non divertimento, perché per coltivare una percentuale vittorie di livello bisogna sacrificare il divertimento, bisogna non giocare con tutti, bisogna inventare magari delle scuse per dire no, tra un po' devo andare via perché non vuoi giocare con l'amico che ha il 30% di vittorie. Ma giocateci, vedete che se ci giocate ogni giorno, gli dite una bella parola oggi, un buon consiglio domani, tra 20 giorni il vostro amico sarà quasi al vostro livello. E quindi ora, dopo avervi detto tutti i motivi per cui la percentuale vittoria non serve a nulla, vi dico gli unici per i quali può servire a qualcosa e per i quali può valere la pena non buttarla totalmente nel cesso, quindi non andare proprio allo sbaraglio a perdere partite con build magari appena create. Semplicemente un discorso di compagni di squadra quando giochiamo random, o meglio, quando magari non abbiamo degli amici e siamo lì alla ricerca dei compagni di squadra, probabilmente una percentuale vittorie molto bassa può precluderci delle opportunità, perché è difficile dimostrare magari a una persona che non ci conosce, se non ci dà neanche la prima chance di giocare una partita insieme, è difficile convincerli che tutto sommato sappiamo far qualcosa se la nostra percentuale vittorie ci presenta in un modo negativo. Ancor di più a REC, dove praticamente se andiamo in solitaria le squadre si formano lì nella sala d'attesa del REC, lì se abbiamo una percentuale vittoria molto molto bassa sarà difficile andare in una squadra che un minimo sa come si gioca la modalità. È anche vero che il sistema di stagioni ci aiuta in questo senso, perché basterà che finisca la stagione per riazzerare il record del REC. Quindi ragazzi, questo era tutto quello che ci tenevo a dirvi nel mio ultimo video relativo a NBA 2K22, ma un video di raccordo, perché voglio stimolarvi a cambiare la vostra visione e quindi anche in questo 2K23 a giocare più possibile, a divertirvi, ad espandere le vostre amicizie con nuove persone, dando una chance a chi magari in passato non aveva avuto la possibilità di giocare con voi. Divertitevi, è sempre un videogioco e noi siamo qui per migliorare e farlo in un modo sano. Ragazzi, io vi ringrazio per la visione, lasciate un like, fatemi sapere ovviamente nei commenti se siete d'accordo con me o se siete di quei tryharder che guardano soltanto la percentuale vittorie. Noi ci vediamo al prossimo video, molto 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 probabilmente sul 2K23. Bella a tutti, peace.